Buonasera a tutti. Prima di avviare la cerimonia di premiazione, invito tutti a prendere posto e ancora prima di celebrare i vincitori di questa seconda edizione del Premio di Donato, risulta doveroso farvi vedere quello che fra poco. E così il sindaco di Teatro Peligna ce l'ha fatta e questo premio giornalistico per un'opera di qualunque natura sull'ambiente, la sicurezza del lavoro e tragicamente purtroppo i morti del lavoro continua la sua strada. Continua molto utilmente la sua strada e anche con successo. Quest'anno il numero di coloro che si sono presentati al nastro di partenza del premio sono di molto aumentate e c'è anche una crescita, proprio tanto che si può pensare che questo premio ormai in qualche modo costituisca parte di un'inchiesta sulla condizione lavorativa, sulle condizioni di disagio, di sofferenza, di arbitrio che il lavoro subisce nel nostro paese. Mi dispiace molto di non essere andata per linea, ma diciamo, sono immobilizzato da una condizione che rende impossibile questo mio trasporto nel vostro bel borgo. E per cui mi rimane altro che fare gli auguri di una buona riuscita di questa nuova iniziativa, che peraltro anche nei premi vede una caratterizzazione significativa. Mi ha premiato in questa occasione, insieme a voi molto importanti, anche un giornalista che da un lungo periodo, nel primo premio, da un lungo periodo è impegnato su questo terreno. E anche questo è un elemento significativo della storia del premio. Persone meno conosciute e persone più conosciute si alternano con le loro opere, con il loro impegno e anche con il riconoscimento delle medesime a dire che è un premio ambientale. A voi. Allora, di nuovo buonasera a tutti. Questa è la seconda sessione di questa lunga giornata intitolata Pietro di Donato. Mattinata è stato presentato il volume, il saggio su Pietro di Donato, l'autrice Gianina Di Martino. C'è stata una densa discussione sul tema della letteratura italiano-americana. Ne è venuta scaturita anche un'idea che mi auguro l'anno prossimo possa trovare concretezza, nella costruzione di una rete di comuni che abbia come fattore comune, come cementante, come identità, la culla di origine di autori che hanno poi avuto successo o in prima o in seconda generazione in tutte le Americhe. Per deformazione professionale, come dicevo stamattina, a me preme soprattutto la rete di comuni che abbiano questa identità, a cui chiaramente poi daranno l'effigie l'autore di prosa, di poesia o di altre arti che possano in qualche modo entrare a far parte di questo evento. Mi preme chiaramente subito, come avete notato, è stata quest'anno, fra virgolette, una piccola ecatombe, perché Fausto Bertinotti, il nuovo presidente, ha avuto un problema di salute, è stato operato alla spalla. Beppe Giulietti, che doveva essere qui con noi, mi ha chiamato ieri sera in riabilitazione per un problema al ginocchio. Marilette Maffutis, che era responsabile dell'ufficio stampa dell'ANPI, mi ha mandato un messaggio questa mattina, che mentre stava partendo per Taranta l'hanno distratta e le hanno rubato la borsa con tutti i documenti che avevano nella borsa. Quindi insomma, diciamo che non è proprio una giornata partita bene, a cui si è aggiunta, lo c'è, si dice
l'oceano del peggio non ha prodi, si è aggiunta anche un problema alla funivia, per cui sia oggi che domani probabilmente nemmeno la funivia che porta la cotta del Gallone funzionerà. Quindi diciamo che siamo proprio in una situazione non proprio felice, ma come si diceva stamattina, i piccoli comuni sono abituati a fare un po' da chi si occupa, il sindaco si deve occupare sia di mettere il feltrino sotto le sedie del ristorante che abbiamo da poco inaugurato, e così come si deve occupare di bilancio, si deve occupare dei progetti innovativi, e questo è un po' il grande vantaggio di essere noi a rappresentare questo, come diciamo, questo paradigma di un'Italia minore, un'Italia che è rappresentata da queste piccole realtà che non hanno niente a che fare con il malaffare e con tutto quello che si parla in negativo della politica. C'è anche una politica sana, che è quella che noi pratichiamo qui in questi piccoli avamposti della montagna, dove il sindaco e gli assessori, i consiglieri comunali svolgono la propria attività politica giorno per giorno, facendo anche gli assessori alle piccole cose, dalla manutenzione dei mezzi alla manutenzione del paese. Ecco, ho voluto fare poi questa brevissima digressione su quella che è la nostra piccola realtà di Taranta. Voglio ringraziare chiaramente, oltre all'INA, il suo presidente regionale che abbiamo qui, il dottor Enrico Susi, ringraziamo l'ANCI che quest'anno ci ha sostenuto non solo dal punto di vista del patrocinio ma anche economicamente, così come ANCIVEL, che è la rete dei comuni italiani, che anch'essa ci ha dato una mano dal punto di vista finanziario. Aggiungo a questo anche la Fondazione Carichieri, che è sempre generosa nei confronti della nostra piccola amministrazione. Quest'anno abbiamo avuto un nuovo sponsor tecnico che è l'ENEL, tra l'altro qui abbiamo un altro dirigente dell'ENEL, tra l'altro ancora originario della nostra comunità montana, la nostra Valle Peligna, l'ingegnere Eugenio Marina, l'ingegnere di ricerca Peligna, che forse Peligna non c'è sempre proprio niente con questi nostri territori. C'è stato imposto nel Regio Decreto del 1881, è stato sostituito il nome Taranta e Taranta Peligna, così sarà avvenuto anche per Torricelli. Probabilmente non erano assolutamente i Peligni i depositari della storia di questa area della montagna abruzzese. Io tra l'altro chiaramente ringrazio l'intera giuria del premio, ricordo ancora una volta Fausto Bertinotti che la presiede. Quest'anno abbiamo l'onore di avere con noi il ministro Tiziano Treu, che è stato ministro del lavoro e che oggi si occupa, diciamo sia tra virgolette a tempo pieno, del tema del lavoro, oltre che essere chiaramente docente universitario e senatore della Repubblica. Ma non per ultimo voglio ricordare che quest'anno per la prima volta il premio ha avuto anche l'adesione del Presidente della Repubblica. Mentre lo scorso anno c'è stata soltanto data, diciamo così, un sostegno dal punto di vista del patrocinio, quest'anno invece il Presidente della Repubblica ci ha inviato una medaglia coniata ad hoc, con cui appunto noi possiamo fregiare il premio di ancora più alto profilo istituzionale. Un premio che nasce, ricordiamo, da Pietro Di Donato, che è un nostro grande concittadino, con la cui opera Cristoforo Imperatore ha un po' dato la stura anche negli Stati Uniti al tema della sicurezza, come si lavora. Io, prima di entrare proprio nel dibattito su questo tema, inviterei il vice sindaco a leggere una nota che ci è pervenuta dal padre di un operaio morto sul lavoro. Questo signore, il signor Nitti, ci ha scritto, dopo aver letto sullo Espresso una nota proprio su questo premio, il premio della Presidenza della Repubblica, era così gran premio culinare, un articolo comparso sull'Espresso, e a seguito di questo inserto, di questa breve comunicazione, mi ha chiamato e poi ci ha inviato sia la lettera con cui lui espose il problema al Presidente della Repubblica e sia la risposta di
Giorgio Napolitano alla questo posto, da questo padre, chiaramente la cui ferita è ancora sanguinante. Vieni, Filippo. Lettera al signor Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Signor Presidente, sono un cittadino italiano vostro coetaneo, classe 1925, insegnante a riposo di discipline umanistiche, tra cui l'educazione civica. Con tutta umiltà e il rispetto dovuto alla vostra altissima carica, mi permetto di porgervi una domanda. Quale differenza passa tra un giovane che muore su campi di guerra e un altro che perde la propria vita sul lavoro? Giorni addietro a Roma, con tutto lo sforzo di parate e di riti religiosi alla presenza delle più alte cariche dello Stato, c'è stato un altro funerale di un militare caduto in Afghanistan. Il 6 novembre dello scorso anno, a Bari, è stato celebrato il funerale di un mio figlio di 33 anni, deceduto sul lavoro. Il rito religioso è stato officiato alla presenza di centinaia di persone che l'hanno salutato in lacrime e in assoluto silenzio. Niente applausi, niente suoni di tromba, niente bandiere sulla bara, niente telecamere, solo le lacrime dei presenti e lo smarrimento straziante dei suoi due pargoletti, della loro mamma e dei familiari tutti. Come da noi predisposto, lontano da ogni clamore mediatico. Signor Presidente, oso rivolgere alla Signoria vostra la domanda per l'efferato ruolo egregiamente da voi esercitato al di sopra delle parti ed anche perché sospinto da un pensiero del celebre scrittore Anatole France. Se veramente la nobiltà della condizione degli uomini si misurasse in proporzione ai pericoli che si corrono, non esiterei ad affermare che i contadini e gli operai sono gli individui più nobili dello Stato, perché ogni giorno rischiano di morire di fatica e di fame. I pericoli a cui i soldati e i capitani si espongono sono inferiori sia per numero che per durata, appena qualche ora a confronto di una vita intera. E si tratta di affrontare proiettili e pallottole che uccidono con minore certezza della miseria. Confidando in un vostro benevole cenno di riscontro, porgo distinti ossequi. Renato Nitti, Senior. Gentilissimo professor Nitti, il Capo dello Stato ha ricevuto la sua lettera dell'8 marzo ultimo scorso e mio tramite desidera esprimere i suoi sentimenti di commossa e affettuosa partecipazione al dolore suo e della sua famiglia. Il Presidente della Repubblica, fin dal suo insediamento, dedica grande attenzione al drammatico tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In più occasioni, infatti, ha sottolineato l'esigenza di una più costante e maggiore sicurezza sul lavoro, che ritiene essere una delle questioni più ampiamente condivise nel Paese. Non manchiamo mai di rendere omaggio, come è giusto, a chi è caduto per difendere la patria e i suoi valori democratici, a chi è caduto per portare la pace dove sanguinosi conflitti distruggono troppe vite umane. Oggi onoriamo con questo monumento chi cade per lavorare, chi rischia la morte per poter sopravvivere, per provvedere alle necessità della propria famiglia, per contribuire con il proprio lavoro al benessere comune.
1 maggio 2008 dall'intervento del presidente Napolitano all'inaugurazione del monumento in ricordo dei caduti sul lavoro dello scultore Vincenzo Vela, collocato presso la sede INAIL di Roma. Le invio i più cordiali saluti del signor presidente, ai quali mi permetto di unire i miei personali. Carlo Guelfi. Grazie. A questo punto iniziamo un po' questa fase introduttiva, una breve discussione sul tema dell'informazione e la sicurezza sul lavoro, e conduce questo breve dibattito Guido Mosteto, che insomma, non devo presentarlo io, è stato vice direttore del Manifesto, lavora attualmente a Europa Quotidiana e insomma, tra l'altro anche con amatissimo amico di famiglia. Allora, grazie, oggi è una bella giornata nonostante i problemi che hai sottolineato all'inizio, che secondo me è più questo aspetto positivo di questa nostra riunione di oggi, che è molto importante secondo me per diverse ragioni, alcune delle quali sono state già sottolineate da Fausto Bertinotti, perché secondo me qui a Taranta oggi si convergono vari aspetti interessanti del nostro tempo, appunto la questione di un comune di queste dimensioni che si fa promotore di un'operazione culturale così, così interessante, così importante, e quindi che si mette al centro dell'attenzione proponendo un tema di grandissima attualità, qual è quello della sicurezza nei posti di lavoro, che è il tema diciamo più importante, soprattutto in questa fase di crisi economica, dove la tentazione è sempre più forte di ridurre le spese, anche quelle relative alla sicurezza nel campo in questo campo così delicato. E questo io lo vorrei sottoporre anche come tema qui in discussione, se non ci sia il timore che con l'aggravarsi della crisi ci sia appunto una maggiore tolleranza nei confronti delle imprese che risparmiano su questo fronte. Io ora cambiando un attimo diciamo, il filo del mio discorso, siccome ultimamente mi sto occupando di elezioni americane, quindi tutto un altro pianeta, e un mio amico giornalista gli avevo confidato tutto, ora che domani vado in un paese abruzzese che è la terra natale di un tuo, di uno scrittore della tua terra, degli Stati Uniti, che lui peraltro conosceva, sentito perché Di Donato ebbe, se non mi sbaglio, un premio che doveva essere vincendo su Steinbeck, quindi è uno scrittore di grandissimo livello. Allora gli ho chiesto, ma come si dice in inglese morti sul lavoro? Lui non mi ha saputo dire, forse mi ha detto fatalities. Basta il fatto che probabilmente negli Stati Uniti non è un tema discusso come è da noi, e comunque mi ha detto, guarda che Hitler sta facendo una campagna tutta l'insegna di togliere tutti i lacciuoli, i condizionamenti all'impresa, compresi quelli appunto che riguardano la sicurezza sul lavoro. Ora, a me io temo che non sia una questione solo americana, ma che ci sia anche in Europa, nella vecchia Europa, che è così attenta alle questioni del lavoro, anche questo tipo di pericolo. Tanto più che mi pare che noi, nello scorso agosto, abbiamo raggiunto un nuovo picco, poi non so se posso essere confermato in questo, nelle morti sul lavoro, comprese anche quelle del terremoto in Emilia Romagna, che sicuramente hanno incrementato la cifra, e quindi questo è un tema. L'altra questione è quella dell'informazione. Allora, l'informazione anche rischia di finire nella tenaglia della crisi, in che senso? Non solo perché noi giornalisti attraversiamo un periodo trasformativo enorme come mai abbiamo vissuto prima, per le ragioni che ormai tutti conosciamo, e uno dei caduti di questa trasformazione è l'inchiesta, perché ci sono meno soldi per l'inchiesta, per il giornalismo investigativo,
E questo è un altro rischio, cioè che la stampa sia messa nelle condizioni di non poter fare il suo lavoro, che è quello, tra le altre cose, di andare a investigare nei luoghi di lavoro se sono rispettate le norme, perché è troppo facile poi, come spesso accade, scandalizzarsi quando ci sono i morti. Bisogna evitare che siano le condizioni tali da consentire che questo accada. E la stampa ha, tra l'altro, anche questo compito. In ultimo io vorrei dire una cosa, no? Anche partendo dalla mia esperienza personale. Io attualmente vivo prevalentemente a Venezia, che è una città dove le case hanno bisogno di una grande e costante manutenzione. Allora, tempo fa noi avevamo un problema a casa di un pezzo di amianto e di una grondaia, per cui abbiamo bisogno di che sia posto. Fatalmente una signora che abita sotto di noi deve fare anche dei lavori contemporaneamente. Allora ci ha proposto una ditta di kosovari, naturalmente fuori di ogni regola, e per 300 euro ci avrebbe rimosso questo pezzo di amianto. Con impalcatura, tipo si sarebbe calato dall'alto per togliere questa. Naturalmente noi abbiamo detto di no. Allora io mi sono chiesto, ma quante volte capita, non dico le imprese, ma anche noi cittadini che prendiamo delle aziende, delle piccole ditte per fare dei lavori a casa dove non c'è sicurezza, anche questo secondo me. E questo discorso mi porta a farne un altro. È vero che la stampa, l'opinione pubblica deve occuparsi di questo tema, ma anche noi cittadini, anche nel nostro piccolo dobbiamo, cioè deve diventare una cultura diffusa, quella della sicurezza. Cioè, chi lavora anche per un piccolissimo lavoro in casa, che ha a che fare con l'elettricità, in cui implica l'uso di una scala, tutto questo è una delle ragioni per cui anche questo tipo di lavori dovrebbero essere fatti in chiaro, non in nero. Questa è un'altra delle ragioni per cui va fatto. E questo, secondo me, su questo c'è poca dubbia, perché noi tutti per risparmiare tendiamo a risparmiare anche su questo capitolo di spese, ed è profondamente sbagliato, secondo me. Però io non so se ci sono statistiche a questo riguardo, casomai invece vi può fornire, se esistono appunto dei dati riguardanti questo tipo di insicurezza sul lavoro. Ecco, io ho fatto in maniera un po' casomai di sottolineato, ho messo qui alcuni temi che possono essere ripresi dai nostri interlocutori, quindi passerei proprio da chi mi ha a fianco, da Susi dell'Abruzzo, e appunto altre cose che si era già messo in mente di dire, se può anche dire qualcosa riguardo le cose comuni. Volentieri, sì, il tema è molto interessante. Comincio proprio da questi ultimi spunti, non so, i dati, l'amianto, eccetera. La mia posizione dell'ente come gestore di questa particolare forma di tutela sociale e dei dati è positiva, nel senso che ormai noi assistiamo nell'ultimo decennio ad una curva discendente che si sta ormai consolidando sia negli infortuni che anche negli infortuni portati ormai dato di patrimonio. L'Italia è scesa ormai da 5 anni sotto il milione di infortuni sul lavoro, siamo arrivati a 800.000, anche per l'anno 2011, io posso parlare dei dati del 2011, poi tra qualche settimana presenteremo il nostro rapporto annuale, c'è stato un decremento ulteriore anche quest'anno sugli infortuni a livello nazionale di circa il 5%, in Abruzzo qualcosina in più intorno al 6%. Gli infortuni mortali, spiega che l'Abruzzo che ha meno abitanti della regione ha più morti sul lavoro. No, anche qui possiamo ragionare, diciamo così, pacatamente. Noi usiamo l'indice di frequenza degli infortuni. È chiaro che la Lombardia, che ha 10 milioni di abitanti, sarà sempre la regione che denuncia il numero assoluto, il più alto numero di incidenti. O l'Emilia, insomma, è chiaro che la Lombardia con i suoi 10 milioni supera ampiamente tutte. Se lei pensa, l'Abruzzo ha 100.000 ditte assicurate, ce l'ha la
la vecchia provincia di Monza, quindi capisce, c'è un rapporto notevolissimo. Invece i dati che noi utilizziamo sono l'indice di frequenza, noi diciamo per ogni 1000 occupati qual è la percentuale di persone che si fanno male, e qui si comincia a ragionare sul dato, diciamo, paragonabile, e su questo l'Abruzzo ormai negli anni 90 aveva questo, senz'altro questo primato. I nostri infortuni mortali erano con indice di frequenza, chiaro, non come numero assoluto, l'Abruzzo è sempre stato intorno a 30, 40, 30, 35 casi mortali. Sono 5 anni che noi siamo scesi a 30, quest'anno addirittura l'ultimo dato del 2011 parla di 21 casi mortali, quindi c'è una curva che comincia a consolidarsi. Il numero degli infortuni di questa regione, che era di, mediamente negli anni 90, 30.000 all'anno, è sceso a 24, 23, 20, siamo sotto i 20.000, 18.000 e qualche cosa. Ora io penso, ecco, prima di affrontare la domanda, il dato certo è sempre molto opinabile, è molto rispettabile la posizione per esempio dei sindacati che normalmente proiettano su una sfera di divenire, cioè di, diciamo, un po' più politica la problematica. È chiaro, il sindacato ci obietta, sì, ma il lavoro nero, gli infortuni dei lavoratori nero, chi li conta? È chiaro che non li conta nessuno, e per questo io ogni volta che ho occasione di parlare dico che viviamo in un momento paradossale. Le norme italiane sulla tutela degli infortuni e delle malattie sono, molto spesso ci capita di partecipare ad incontri o ovviamente perché l'INAIL fa parte di organismi europei o internazionali di tutela del lavoro. Le nostre norme sono tra le migliori che esistono. Noi abbiamo un livello di normativa notevolissimo, però paradossalmente assistiamo ad una uscita da questo tessuto normativo ed affermarsi una economia totalmente nera, cioè che evade il contributo, che evade l'assistenza. Anche in Abruzzo, purtroppo, ogni tanto noi ci imbattiamo in casi di incidenti che addirittura si manifestano con una persona abbandonata in un pronto soccorso. Nessuno sa dire da dove viene, massacrato, perché ovviamente è caduto da qualche impalcatura. Quindi questo è veramente un elemento preoccupante, cioè da una parte alziamo la qualità della tutela, dall'altra si manifestano, ecco, per esempio il kosovaro, cioè delle forme di richiesta di lavoro, di necessità di lavoro, che spingono a violare qualunque forma, io direi non solo di tutela, ma anche di dignità, perché il lavoratore accetta, può accettare qualunque forma di compromesso pur di lavorare, per fare tanto così un po' di cronaca. Quello che sta succedendo a Taranto è una dimostrazione, secondo me, all'ennesima potenza di questo. Molto spesso nelle interviste noi vediamo i lavoratori e dicono: sì, vabbè, ma noi adesso che dove andiamo a lavorare se ci chiudete la fabbrica? Ma la fabbrica è inquinante, sta minacciando la tua salute. Sì, vabbè, ma intanto allora è meglio ammalarsi senza lavoro o ammalarsi lavorando? Quindi nessuno dovrebbe essere messo di fronte a questo tipo di scelte, e questo che io noto sta diventando, è anche vero però che la sensibilità, anche l'attenzione della politica, c'è stata la riforma della 626, sono state trasformate in legge richieste dei sindacati, per esempio il documento unico di regolarità contributiva, per noi che lo viviamo, sta diventando lo spauracchio delle aziende, perché un documento che dimostri che con l'informatica ormai l'Inps, l'INAIL e le casse riescono a procurarsi in tempi rapidi, che tu non sei in regola con i contributi, ti blocca tutta una serie di attività economiche. Qual è stata la risposta? Cominciano ad andare in giro documenti falsi, cioè DUC addirittura falsificati, prodotti da qualcuno che non sappiamo chi sia. Allora abbiamo introdotto il codice e così via. C'è un po' una battaglia tra l'affermazione, l'affermarsi di normative, diciamo così, dicevo, moderne, attuali, anche di estremo pregio secondo me, e altre, questa forma di la crisi economica che comincia a mordere, che comincia cioè quasi a minare, a scavare sotto questo edificio di civiltà, perché purtroppo la necessità di fare, questo è veramente un po' più preoccupante. Tornando a quel
ancora fermandoci al 2011, anche dal punto di vista economico, non sono male, e soprattutto della provincia di Chieti, e questa provincia che soprattutto contribuisce, voi pensate che mi pare il 75% dell'export abruzzese viene da questa provincia ed essenzialmente da tutto quel nucleo metalmeccanico, dalla Sele, dalla Honda, grossi insediamenti, la Bilk, l'ex Pilkington, eccetera, i quali trainano l'economia di questa regione, producendo un tasso di disoccupazione che è nella media nazionale, una, diciamo, non un crollo dell'occupazione dal 2011 che è ancora nella media nazionale, anzi abbiamo notato un 1% in più di apertura di posizioni. Non so che cosa succederà, ecco, se questi segnali di crisi, basta leggere i giornali, su alcuni grossi insediamenti si dovessero consolidare, veramente ci potrebbe essere un arretramento. Un ultimo tema, cosa mi interessa, potrei parlare, però, che diciamo, spesso fa parte delle riflessioni che facciamo, è che il numero degli infortuni tende a decrescere soprattutto laddove si insedia la grande industria automatizzata, la quale veramente produce ricchezza per il posto dove si insedia ed è facilmente controllabile, e ha capito che la qualità del prodotto che fa il suo successo passa anche attraverso cicli produttivi altamente automatizzati e di qualità che implicitamente tutelano anche il lavoro. Basta vedere la Sele, la Honda, o noi abbiamo visitato, ci sono processi altamente automatizzati. Quello che aumenta in questi casi sono le malattie professionali, soprattutto da posture in corpo, eccetera. E qui, infatti, l'Abruzzo, tornando ai dati, l'anno scorso e quest'anno è la prima regione in assoluto come indice di denuncia delle malattie professionali. E su questo noi abbiamo fatto uno studio che presenteremo proprio in queste settimane. In definitiva, tra il 2010 e il 2011 in Abruzzo abbiamo denunciato, è stato un aumento del 39%, cioè siamo arrivati a denunciare circa 5.000 nuovi casi di malattie professionali. Guarda caso, nel 2011 questo trend si è crollato, abbiamo semplicemente aumentato dell'1% rispetto al 2010. Perché? Non lo sappiamo. Stiamo vedendo dove sono insediati, che malattie sono agricole, sono legate al lavoro industriale, sono localizzate in qualche modo. Questo è un dato che ci ha colpito anche l'anno scorso, lo abbiamo citato, qui veramente il dato è, come diceva Leppo, ci contraddistingue in senso negativo a livello nazionale. Però ecco, quello che volevo che concludo, questa produzione di qualità rischia delle volte soprattutto col problema dell'inquinamento ambientale, emissioni, radioemissioni, di trasformare il problema della malattia professionale nel problema della malattia di un intero territorio. In Abruzzo abbiamo, per esempio, ci siamo accorti che la Montezza, la Montegatini, gli insediamenti industriali che hanno dato lavoro per 50 anni alla valle del Pescara, quindi non Bussi, si sono all'improvviso trasformate in una fonte potenziale di danno addirittura per una collettività enorme che va da Bussi alla foce del Pescara. Quindi ecco, non vorrei che lo sviluppo ulteriore, diciamo, della tematica degli infortuni diventi, si fonda un po' con quella dell'ecologia, cioè un ciclo produttivi che limitano l'infortunio ma addirittura rischiano di inquinare vastissime territorie. E su questo si fa. Un'ultima cosa, mi permetto, perché vedo che c'è il legislatore, quello che mi colpisce, ci sono un paio di carenze legislative nel nostro rispondito che veramente passano pochissimo problema. Una è questa, anche qui polemica recente, muore un ragazzo, l'INAIL gli dà 2.000 e tutti ci dicono, ma possibile 2.000 euro? Possibile che la vita di un ragazzo che muore vale 2.000 euro? Non è che l'INAIL valuta poco la vita di un ragazzo, è che la norma prevede che una pensione superstiti
che capitalizzata potrebbe valere milioni di euro e che noi eroghiamo, la eroghiamo solo quando questa persona è sposata, quindi abbia contratto un figlio. Quindi però la realtà è cambiata, esistono le coppie di fatto, esistono forme di convivenza, per esempio tra sessi uguali, che non sono assolutamente sul piano del lavoro, penso, da condannare, non è che io ti privo di una sospensione. Quindi questo la legge lo ignora totalmente, noi siamo rimasti fermi ad una legislazione degli anni 60 che vedeva in fondo come forma di vita per tutti il matrimonio e la famiglia. Però la cosa è cambiata e quindi ogni tanto giustamente l'opinione pubblica si scandalizza. Ecco, noi stessi vediamo famiglie normali che rimangono allibite nel sapere che la morte di quel loro figliuolo vale solamente quello che noi chiamiamo, con una brutta espressione, l'assegno funerale, cioè le spese per il funerale, dopodiché lo Stato non ti avrà. Il secondo aspetto, qui basterebbe poco tentare di allargare un attimo anche a coppie diverse, a forme di convivenza, affinché se io ho una famiglia la posso provare, non mi sono mai sposato, ma veramente creo dei drammi enormi, perché molto spesso l'assegno INAIL è un ottimo assegno. Ecco un'ultima cosa, l'INAIL è l'unico ente che rivaluta ogni anno le prestazioni, quest'anno addirittura i trattamenti economici a novembre saranno rivalutati di oltre il 5%. E questa è una rivalutazione legata all'Istat e all'andamento dei salari. Quindi è una delle poche prestazioni sociali che ha veramente riesce a mantenere ancora al costo della vita la sua prestazione. La seconda è che c'è tutta una parte di società esclusa dalla tutela contro gli infortuni. E parlo del commercio e dei professionisti. Perché prima si pensava che il lavoro, l'infortunio sul lavoro fosse quello dell'operaio, ma la società ha dimostrato che appunto l'inquinamento, la malattia professionale, l'incidente elettrico ormai sono una portata di tutti. Abbiamo esteso la tutela infortunistica alle casalinghe, ma il professionista e il commerciante, se si fanno male perché cadono o perché rimangono fulminati o perché si feriscono, penso al medico nel suo ambulatorio, non hanno nessuna tutela sociale. Non guadagnano, non vengono indennizzati, perché non è né una malattia né un infortunio che li viene. Quindi questa è un'altra, lacuna che forse potrebbe facilmente essere. Chiedo scusa se ho approfittato. Grazie, anche lei è stato chiamato in casa con delle sue liste proprie di parlamentare. Sì, grazie dell'invito, mi pare molto importante, come è stato detto, che si dedichi attenzione a questo tema anche valorizzando gli aspetti della comunicazione, perché oggi premiamo in particolare questo, mi pare molto utile, non ce n'è mai abbastanza di attenzione a questo tema. E soprattutto a proposito di comunicazione, noi siamo sempre, intercettiamo sempre commenti dopo gli eventi, mentre come diceva Guido bisognerebbe dedicare molta più attenzione anche nella comunicazione a cosa si può fare prima per prevenire, per far conoscere le condizioni che poi creano rischi. Ma io comincio con un mio, ricordo che mi è vivo. Io sono entrato a fare temporaneamente, pensavo, politica nel 95, poi un po' di tempo che sono lì, ma non durerà molto, e allora era appena stata approvata la 6x6. E una delle prime cose che mi sono trovato a dover fare come ministro è stata quella, già subito dopo, di curarne l'applicazione, perché le leggi non basta scrivere, le scriviamo anche troppe e poi invece bisogna curarle, vedere se funziona, migliorarle, eccetera. Bene, questo avveniva nel 95 e noi avevamo
una legislazione che era la prima volta che cercava di applicare dei parametri e delle regole europee. Insomma, questo è un problema che l'Europa ha voluto affrontare insieme, no? Noi l'Europa fin dall'inizio abbiamo pensato che fosse un'Europa anche sociale, no? Non solo un'Europa dei banchieri. E da allora, fino all'anno scorso, poco più, io ho dedicato tutti gli anni a tra le cose più importanti a vedere di aggiornare e di migliorare questa normativa. Infatti il testo unico che ha visto la luce poco più di un anno fa è stato, che quanto noi possiamo giudicare, è molto migliorato, è fatto bene, insomma ci abbiamo messo solamente 16 anni. Per dire insomma quanto è difficile e anche peraltro quanto è lenta l'attenzione a questo tema. Devo dire che negli ultimi anni il presidente Napolitano ogni settimana non solo parlava esortando a portare più attenzione al tema della sicurezza, ma ci sollecitava specificamente, in particolare al Senato, perché era il Senato che abbiamo fatto queste cose. Quindi mi fa piacere che anche oggi che abbiamo sentito dell'interesse del presidente Napolitano. E certamente abbiamo migliorato molto con questo testo unico. Prendo nota dei punti sollevati adesso. Non avevo presente perché noi ci siamo occupati di più appunto delle norme per regolare e prevenire infortuni e malattie professionali. Questo aspetto, adesso che abbiamo detto del risarcimento, come valutiamo quelli che purtroppo sono le vittime, è meno presente, e abbiamo preso nota. E il resto è paradossale, perché questa questione, il caso specifico delle famiglie di fatto, che una vittima ha diritto di essere considerato come tale, a prescindere da qual è la sua collocazione formale nello Stato civile. No, io prendo nota e mi auguro che venga affrontata presto, senza che si discuta di questa materia tirando in ballo, come avviene sempre, i sommi grandi principi, la teologia, l'ideologia, che pure esiste, ma che in questo aspetto, se c'è una vittima, è una persona che ha una famiglia, qualunque essa sia, deve essere aiutata. E di questo lo prendo nota e ringrazio. Cosa voglio dire? Che noi abbiamo una normativa simile ormai a quella dei paesi più avanzati, però abbiamo una quantità di infortuni e malattie professionali ancora maggiore, nonostante i miglioramenti. I miglioramenti ci sono, però sono troppo lenti, cioè ogni anno c'è qualcosina di meno, ma sono sempre centinaia di migliaia di infortuni e centinaia di morti, quindi non c'è dubbio che questo non ci può confortare minimamente. Perché è così? Beh, io dico solo cose che abbiamo discusso più volte anche in Parlamento, con incontri, anche con Lina. Per una, noi abbiamo un sistema industriale e anche adesso dei servizi molto frammentato, e non c'è dubbio che c'è una grande differenza tra l'azienda medio grande, che è sotto il riflettore anche della comunicazione e che ha strumenti, li ha anche adottati consapevolmente. Ci sono molte aziende che hanno proprio come policy quella del zero infortuni, lo stanno facendo. Poi invece, se da lì si va giù nella filiera, subappalti, via via nelle aziendine piccole, sia le difficoltà finanziarie spesso, ma anche prima della crisi, sia ora la crisi, rendono molto più difficile seguire le norme. Scusa Tiziano, ma è l'edilizia il massimo, il comparto dove più... Il massimo è l'agricoltore e l'edilizia. Sì, allora si andasse a cercare di tempo, no? Come? Si facessero più controlli, almeno
almeno in questi punti. Il problema è dei controlli pubblici, e vi posso dire qualcosa, ma guardate, come dicevi anche tu, è un problema anche di controllo sociale, e io sono stato in giro a visitare molti paesi europei, è vero che loro hanno meno frammentazione produttiva, però loro hanno un grado di coscienza civica e di controllo sociale che è altissimo, fatto sia dai sindacati, dalle organizzazioni. Io ho sempre parlato in Svezia e qui tutti mi hanno detto, ma se c'è qualcuno, non dico che rischia di cascare perché ti ragiona l'asta d'amianto, ma semplicemente che non ha i guanti, che non ha il casco, viene preso per la collottola dai compagni che gli stanno vicino e portato via, mentre noi questo controllo sociale diffuso facciamo ancora fatica. È proprio una questione di civismo che presuppone che le persone siano partecipi. Guardate, c'è stata una cosa che qualche anno fa che mi ha colpito: una persona di 70 anni, in pieno centro di una grande città, casca da un'impalcatura che era in centro e muore. Ma dico, possibile? In centro di una grande città, un'impalcatura visibile, con una persona visibilmente anziana, e nessuno di quelli che passavano sotto, vigili urbani, padri di famiglia, preti, ha detto niente. Queste sono cose che noi dobbiamo considerare. Purtroppo poi arriviamo anche al fatto che c'è una diffusione dell'illegalità che porta a trasgredire le leggi fondamentali fino ad arrivare al lavoro nero. Quindi questo della mancanza di controllo o della trasgressione è parte di quell'enorme problema italiano che abbiamo, che è l'illegalità diffusa, il disprezzo delle regole, eccetera. Quindi credo che abbiamo bisogno veramente di una reazione continua. E vedete, questo ultimo, dico ancora due cose. Anzitutto renderci tutti attenti, anche guardando agli effetti non immediati. Perché, perché abbiamo questo problema delle malattie professionali occulte o non considerate? Perché questa, la malattia professionale, è una cosa che si vede bene, che passa sotto e che poi viene fuori. Guardate che il caso dell'IVA è una tragedia adesso, ma sono 10 anni che covava sotto o sopra la città, cioè che si vedeva che c'era un inquinamento, si vedeva che il clima e le condizioni di salute peggioravano, e siamo stati tutti dalle autorità, io su questo penso che veramente dobbiamo fare una riflessione, dalle autorità nazionali a quelli locali, all'imprenditore che sapeva e che ha continuato a mantenere le condizioni inaccettabili. Questo è un caso drammatico. E sono passati 10 anni, e adesso, certo, adesso dobbiamo dire non si può scegliere tra morire di inquinamento o morire di fame, perché non c'è la cucina. Sono anni che questo problema esiste. Il caso dell'amianto, oggi parliamo, credo che tra i nostri articoli c'è qualcuno che si occupa di questo. La scienza medica ha cominciato a sospettare che l'amianto potesse portare la morte, credo 40 anni fa, all'inizio era incerto, ma è diventato certo almeno all'inizio degli anni 70. Eppure a Marghera, perché noi siamo di quelle parti della Ethernet, eccetera, si è continuato a far finta di niente. E magari si continua a far finta di niente nelle case, che è un po' più difficile da accertare. Quindi voglio dire che questo è un test del nostro vivere civile, e su questo che adesso si possono anche migliorare le leggi, certamente. I controlli, l'ultima cosa che voglio dire, è che lei lo sa, noi abbiamo avuto in audizione tante volte dei bravissimi tecnici dell'INAIL. Non è che gli infortuni, ripeto, le malattie professionali sono più difficili magari da, almeno io penso, da controllare, ma gli infortuni non è che avvengono così.
avvengono con delle regolarità che l'INAIL conosce. Ci sono delle mappe di rischio, ci sono luoghi, ci sono settori, ci sono condizioni ambientali che fanno vedere dove è più frequente l'infortunio. È lì che si bisogna concentrare l'attenzione delle autorità, l'attenzione nostra e anche i controlli, perché noi non possiamo, noi abbiamo 4 milioni di piccole imprese, non è che possiamo mettere 1 milione di ispettori, però possiamo concentrare l'attenzione sui luoghi maggiormente a rischio. Quindi grazie ancora dell'iniziativa, noi ci cerchiamo di lavorarci, abbiamo una commissione permanente alla Camera e al Senato che segue giorno per giorno questa vicenda, però insomma noi possiamo dare delle indicazioni, ma poi sono milioni di italiani che ci devono pensare, si devono attivare, compresi quelli che hanno in mano i mezzi di comunicazione. Grazie. Il merito dell'evento, no? Continuiamo questo. Sì, certo. Innanzitutto ringrazio il sindaco per l'invito. Parlare di sicurezza è sempre un fatto estremamente importante. Le aziende cercano di migliorare continuamente, di lavorare in eccellenza, di essere le migliori nel loro campo, e però la prima cartina di tornasole è quello che poi succede in azienda in tema di sicurezza. Certamente un'azienda in cui ci si ammala o che purtroppo registra molti infortuni, al di là dei risultati non potrà mai dire di essere un'azienda eccellente. E questo è un fatto. In Enel da anni si persegue l'obiettivo zero infortuni. Non sono cose facili. In Enel il primo problema è dove è il cantiere, non è un luogo di lavoro, perlomeno per gli operai, non è un luogo di lavoro chiuso, si va su aree esterne, il cantiere bisogna crearlo di volta in volta, e il controllo del cantiere non è banale quando appunto è in ambiente aperto, e però bisogna perseguirlo, perlomeno per quanto riguarda gli infortuni che sono ritenuti più gravi, quelli che portano a oltre 30 giorni di prognosi. Da noi i più gravi sono quelli legati all'elettrocuzione e alla caduta dall'alto. Purtroppo ne registriamo ancora, i numeri sono sempre in costante diminuzione, però li vogliamo portare a zero. E qui lo stimolo verso le unità, nel misurarle, nel citare sempre quali sono le unità che da più settimane, da più mesi, da più anni non hanno infortuni, premiare anche e per stimolare ovviamente tutti a essere più rispettosi della normativa, a vigilare e a mantenere quel controllo interno che va oltre il controllo ispettivo che pure i nostri tecnici fanno, perché poi in cantiere si lavora in squadra, in formazione, ce ne sono due, tre, quattro soggetti, il controllo reciproco è in effetti l'arma vincente, perché una dimenticanza, una distrazione può capitare, ma se il collega interviene e richiama, il problema si supera immediatamente. Se invece si lascia correre, probabilmente ci può essere l'infortunio, che poi usiamo questo termine molto infelice. Infortunio sembra mancanza di fortuna, ma credete che in qualsiasi incidente non c'è mai mancanza di fortuna, non c'entra assolutamente niente. C'è disattenzione, non valutazione del rischio, non rendersi conto di quello che sta per capitare, e quindi si prosegue a fare un'attività che poi
porta all'incidente. Stessa diciamo, metodologia usiamo con i nostri appaltatori e promuoviamo che questi siano sempre meglio organizzati in tema di sicurezza. Da questo punto di vista si sta spingendo ad avere sempre organizzazioni più ampie che abbiano la possibilità all'interno di avere una specifica struttura per la sicurezza, che possano fare formazione. Devo dire che questo processo a volte non è nemmeno, come dire, ben digerito dagli appaltatori, che magari vedono l'impossibilità di proseguire con l'attività diciamo con piccole organizzazioni, non devono associarsi, e questo a volte porta a delle criticità. Diciamo, in Abruzzo abbiamo una buona esperienza su questo, è stato il primo caso, parlo soprattutto della distribuzione, è il primo caso di contratti ampi fatti sull'intera regione che hanno favorito l'associazione di più imprese. E qui vorrei ricordare una persona del posto qui di Guardia Grele che è venuto a mancare non molto tempo fa, e che è Antonio Primavera, che è una persona cresciuta, diciamo, è venuta su da un dopoguerra difficile, e è riuscito a mettere su delle aziende che lavorano oggi in campo nazionale e anche internazionale, ed era uno strenuo fautore dei consorzi, delle imprese che si allargano, che si strutturano, che sono in grado insomma di lavorare ad ampio spettro e di ben organizzarsi. Era una persona di Guardia Grele che è venuta a mancare non da molto, e diciamo chi lavora nel campo elettrico in Abruzzo e anche al di fuori d'Abruzzo lo conosceva benissimo. Posso solo aggiungere che alla fine il tema di sicurezza si sposa con un tema culturale, bisogna sentirla dentro, molto farebbe introdurre addirittura nell'elementare qualche cosa sulla sicurezza, perché lì si fa breccia e si colpisce. Io porto sempre un esempio, è un esempio estremo: se noi italiani riceviamo in un ristorante un piatto con gli spaghetti, credo che nessuno di noi si mette a mangiare il piatto senza forchetta. Probabilmente un'altra cultura, qualcuno che ha fame, un piatto di spaghetti davanti, s'arrangia con le mani e basta. Allora, se non mangiamo un piatto di spaghetti con le mani, è perché mentalmente sappiamo che bisogna usare la forchetta ed è meglio così. Perché allora, iniziando un lavoro, automaticamente non mettiamo i guanti? Oppure, iniziando un lavoro, automaticamente non guardiamo le scarpe? Scarpe del genere possono lavorare nemmeno in casa. Il vestirsi anche in maniera completa, fa caldo, e allora va via il giacchino, va via anche la camicia. Non è possibile che basta soltanto sfiorare l'impalcatura e senza protezione si taglia, insomma, finisce in ospedale immediatamente. E se poi si guarda i costi, ma una giornata in ospedale vale quanto un mese di lavoro? Sui 1000 euro. Cioè, sono dei costi spaventosi. Poi, se le conseguenze sono gravi, ci sono tutte quelle, insomma, anche che riguardano i sopravvissuti, il resto, costi che sfuggono alla sensibilità, ma ci sono. Quindi il fatto di mantenere un lavoratore in salute e sicurezza è il primo obiettivo aziendale. D'altronde, se questo è, certamente l'impresa ha possibilità di eccellere e di lavorare.
se poi deve correre ai ripari dietro infortuni più o meno denunciati, qualcuno mascherato, beh, insomma, siamo su un percorso che non va assolutamente lontano, come poi si chiude. Poi il dramma del lavoro nero è tutto un discorso a sé stante che va combattuto con tutti i mezzi, perché in una società civile il lavoro nero è, permettete il termine, pesante, ma insomma il campo sociale, la distruzione dello Stato, non è possibile che uno Stato sopravviva con delle altissime percentuali di lavoro nero. Se ne può sopportare forse il 5-10%, certo 20-30% no, anche perché poi tutto il carico fiscale e il resto finisce su quella parte emersa che assolutamente arriva al punto che non la può pagare. A quel punto lo Stato chiude i battenti e non potrà dare servizi a nessuno. Ma scusi, una grande azienda come lei che controlla le aziende che lavorano per lei, in appalto e subappalto, tutta la filiera questo è molto importante, perché voi, lei ha detto, stenti di lavoro zero, no? L'obiettivo è quello, l'obiettivo. Vabbè, l'obiettivo, ma estendete questo obiettivo a tutte le aziende numerose che lavorano per voi. Ma guardi, il controllo... Cioè, lo ponete nel contratto come... Assolutamente sì, e di fronte a incidenti diciamo rilevanti che vengono comunque tutti monitorati e validati, qualora emerga una responsabilità diciamo dell'impresa, ma anche quando non emerge in maniera palese, si parte dalla sospensione dell'impresa, nel senso che non viene invitata a gare successive, anche dalla estromissione dal lavoro che viene affidata da questo. Tra l'altro in certi ambiti, proprio in Italia c'è questo discorso che non è, l'Italia è lunga, ci sono situazioni molto intensificate, in alcune aree rischiamo criticità pesanti dall'aver dovuto escludere le imprese che magari hanno avuto infortuni, poi si rimane senza la risorsa di manodopera per eseguire l'attività a favore della clientela, cose che periodicamente ci troviamo ad affrontare in certe province, purtroppo con una certa ricorrenza. E il controllo è molto molto pesante. Grazie. Su questo, toccando alcuni temi del lavoro nero, il lavoro, la prevenzione. In effetti lei nel panorama nostro, ma penso nazionale, è una specie di caso di eccellenza, insomma, se c'è un'azienda che denuncia pochi infortuni, questo è senz'altro diciamo lei. Però ecco alcune idee, alcune osservazioni. Esistono anche qui, la politica spesso si è occupata bene di questo problema. Per esempio esiste contro il lavoro nero, l'INPS vende i cosiddetti voucher per lavori occasionali. Quella è un'ottima idea e andrebbe semplicemente valorizzata e ampliata. In definitiva esiste una norma che ti dice tu puoi prendere primo che passa per fare un tipo di lavoro, spare la neve, tagliare la legna, fare alcuni lavori, basta comprare in tabaccheria, adesso si vendono le poste all'INPS dei voucher, cioè un tagliando, e pagare questa persona che lo mangia. In quel voucher c'è già l'assicurazione contro gli infortuni, c'è l'assicurazione sulla previdenza e così via. Perché non, ecco la comunicazione, perché non vengono illustrate meglio, portate all'attenzione, data più facilità d'uso? Questa è un'ottima idea. Io penso che anche qui il legislatore veramente delle volte fa delle cose non vengono e noi non lo sappiamo. Io questo del bacio ha solo dei limiti, perché per esempio non si possono superare, ci sono alcuni limiti di reddito e così via, però lì si potrebbe lavorare, ma l'idea è ottima. Un'altra riforma,
Sì. E lì si potrebbe, ecco, chi raccoglie le olive? Normalmente è un lavoratore in nero, tutti nel settore agricolo, si annida nella raccolta del prodotto, il lavoro lì, nella Marsica, soprattutto in Abruzzo, nelle colline e così via. Lì si potrebbe pensare a strumenti di questo tipo, in cui il datore di lavoro non venga stretto da una borsa, non mi conviene più, perché a quel punto è chiaro che si apre la porta al lavoro. Trovare delle soluzioni intermedie. Un'altra così un po' voluto uccello, per quanto riguarda la formazione, l'INAIL l'ha fatto varie volte, è entrata nelle scuole, se vi posso dare la mia impressione personale, non sono molto favorevole. Io ho trovato questa situazione, le scuole sono diventate, chiunque voglia in qualche maniera sensibilizzare sul tema, ha l'idea di entrare nella scuola. Allora, dall'alcol, la droga, i rapporti sessuali, le malattie infettive, eccetera. Io ho notato, personalmente ho partecipato a incontri nelle scuole, ho trovato un ambiente sì reattivo, la classe docente è pronta, però si finisce per sovraccaricare, in fondo togliendo ore di insegnamento, insomma, tutta la struttura. Invece io penso che un sistema che potrebbe funzionare, che ho trovato in Inghilterra leggendo qualche cosa, è quello della consulenza, cioè fornire non l'ispettore che fa la multa e fa chiudere l'azienda, ma dare la possibilità, per esempio con borse di studio, stage formativi, soprattutto alle scuole professionali per i meccanici. Noi abbiamo provato per esempio con delle borse di studio per neolaureati in ingegneria, accessi gratuiti sui posti di lavoro con finalità consulenziali. Io ti mando qualcuno che ti fa un check-up e ti dice: guarda, io non ti faccio la multa, però ti faccio presente che l'impianto di messa a terra non è a norma, che quella gru non è a marchio CE e così via. Quindi favorire semplicemente un contatto. Per esempio in Abruzzo il 90% delle aziende è fatto di due persone, di due o tre persone. Le grandi aziende sono pochissime, saranno 100. Quindi favorire un contatto, perché per esempio un esperto dell'Enel non può girare gratuitamente per tutti gli artigiani di cui conosce gli indirizzi perché li fornisce la corrente e gli dice: ti posso fare un sopralluogo nella tua bottega e ti fa notare che le sue attrezzature sono obsolete, pericolose, capito? Quindi dico l'Enel perché così stiamo parlando, ma per esempio borse di studio per studenti bravi degli ultimi anni delle scuole tecniche, insomma trovare un sistema di contatto capillare continuo che appunto favorisca, ecco, la nascita della cultura, cioè di una sensibilità innata nel piccolo datore di lavoro, ma anche nel lavoratore, il quale non deve lavorare in certe condizioni. Quindi su questo. E poi l'ultima riforma, anche questa mi sembra, non dico perché ha fuso l'ISPE con l'INAIL e quindi in qualche maniera ha ampliato le competenze, ma per esempio non tutti sanno che l'ISPE, cioè in Italia, chi usa macchine pericolose deve far controllare queste macchine, quindi un generatore di calore, una gru e così via. L'ultima norma di due anni fa, diffusione dell'ISPE, ha anche previsto, secondo me in maniera molto intelligente, che se l'ente pubblico non ce la fa e non riesce a... Noi abbiamo delle cose paradossali, aziende che aprono un cantiere e aspettano 5 anni che tu li controlli la gru. Quello è un incentivo al lavoro nero, è un incentivo a uscire. Allora la legge ha previsto che questo controllo lo farà un privato, che è abilitato, verificato. Allora si sono aperte due possibilità. Nel mondo del lavoro si sta aprendo una possibilità di lavorare nel campo della prevenzione. Quindi facciamo presente ai giovani che la sicurezza sul lavoro può essere una fonte di reddito, di lavoro, di guadagno, diventare un esperto in questo campo. Secondo, questo tipo di contatto potrebbe diventare, ecco, appunto, anche non solo un controllo fiscale, ma anche consulenziale. Vengo a rivederti, vengo a controllarti proprio per indurti, per mandarti verso una strada di sicurezza. Bene.
Possiamo passare alla cerimonia di premiazione? No? Solo una notazione, gli esperti di sicurezza mancano, quindi se c'è chi vuole, basta, è uno dei mestieri che ha, ha tutto davanti. Ma c'è il mio vice sindaco che è una piccola azienda di servizi per la sicurezza. Quest'anno abbiamo superato le 30 adesioni contro le 20 dello scorso anno, e un contributo sulla comunicazione in questo senso ce l'ha dato l'ANMID, l'Associazione Nazionale dei Mutilati e Infortuni sul Lavoro, con la quale ANMID si sta avviando un protocollo d'intesa perché per l'anno 21 insieme ad INAIL si possa dare vita a un partenariato ancora più importante sul tema, su questo progetto specifico del primo di neonato. Abbiamo avuto 10 video, 4 servizi web, 2 radio e 14 sulla carta stampata. Come da regolamento i premi vengono al primo e al secondo, e poi avevamo immaginato quest'anno di conferire 5 menzioni speciali. Le menzioni speciali le consegniamo oggi soltanto a coloro che sono presenti, così come anche i premi saranno consegnati soltanto a coloro che sono presenti. Se Stefano Tarte con lavoratori. Poi naturalmente con l'avvento del
delle associazioni sindacali, dell'autodifesa, tutto molto cambiato. Io direi che sono tre gli elementi in questa vicenda. Uno certamente sono le leggi, ma le leggi servono a poco se non c'è una cultura della sicurezza propria degli altri, cioè consapevolezza delle proprie responsabilità. La terza è la tecnica. Pensiamo semplicemente a una cosa, non esistevano una volta né i caschi per i muratori che sono obbligatori, neppure le scarpe da lavoro corazzate in metallo che sono comuni in tutti i cantieri. Ecco, ci sono piccole innovazioni tecniche naturalmente, ma ce ne sono anche di più grandi, ci sono le protezioni degli impianti elettrici. Quindi la tecnica è servita moltissimo a migliorare la sicurezza, che però non potrà raggiungere nessun risultato fino a quando ogni lavoratore non sarà consapevole dei rischi che corre. Ogni lavoratore tendrà anche i dirigenti, perché pensiamo a una vicenda mondiale della ThyssenKrupp per cui è uscita una sentenza di condanna nei confronti dei dirigenti. Ecco, lì è proprio un caso evidente di mancanza di senso, di responsabilità e di rispetto della vita umana. Io temo solo la sofferenza. Il mare, se ti si prende, ti dà un minuto. Quel minuto è il minuto della fine della tua vita. Il mare è come la montagna, non si sfida. Non si deve fare la persona, adesso ci penso io. Si può rompere la cima, si lancia un cavo, si rompe la rete, si scivola e non c'è un appiglio sicuro. Il mare è qua dentro, tu non fai in tempo a lasciare e la fune ti si prende la mano, capito? Se c'è il mare mosso, come fai gli sbalzi la poppa? Queste cime escono da qua e ti possono dare una botta. Cioè sono tutte cose che fanno parte della mentalità del marinaio. Norme di sicurezza aggiornate su misura per chi lavora sui pescherecci non ce ne sono e anche i mezzi di protezione sembrano rubati da altri mondi e cuciti a forza su un mestiere che non è come tutti gli altri. Il fatto degli elmetti, le scarpe antinfortunisti, pure nel nostro mestiere sono state inserite queste leggi. Alla fine ti preserva da un punto di vista, però ti complica un altro perché ti leva l'agilità di manovra e di movimento, insomma. Quindi niente caschetti. È essenziale usare questi mezzi, però a volte sono insufficienti, perché tu hai sempre a che fare con qualcosa di particolare in mezzo al mare.
diventate oggetto di indagine nello specifico tema. Arricchiscono il lavoro le qualità delle testimonianze prescelte, la forte suggestione dell'immagine al corredo del servizio e la puntuale rappresentazione dei dati che ricordano la reale dimensione del problema. Consegna a te, Messina Vedaranda, Marcello. Il premio consiste in un assegno di 2.500 euro e di una targa, un indotto, non proprio, ma in argento massello, ma insomma, l'accato da gioco. Marito, figlia, sorella, una nipote, una cugina, tutte per amianto.
abbiamo lavorato per loro, abbiamo risentito le loro voci, i loro volti. Loro sono le 1500 vittime d'amianto di Casale Monferrato, 2960 in Italia. Al cimitero di Casale, nella scumrifega dell'amianto, stamando un fiore, un gesto, una bandiera sulle tombe dei morti per amianto. L'eco di un po' di giustizia è arrivata anche qui, come quel grido del giorno dopo, mai più un'altra Casale, perché si continua a morire. Nella sede dell'associazione le cartoline bianche e rosse, i morti, riempiono l'armadio, quelle verdi, i vivi ammalati, sono sempre di meno. La tragedia è questa, dentro quei 16 anni ci sono tutte queste cartelline, dentro quei 16 anni. Direi che dentro quei 16 anni c'è il disastro che hanno compiuto, pur sapendo di compierlo. Il cui servizio proposto, seppur nei limiti di tempo imposti dal telegiornale, si articola in due sezioni di cronaca di approfondimento storico di rara efficacia mediatica e scaturisce un lavoro pienamente rispondente alle finalità del premio. Consegna il premio, anzi i premi, il ministro Treu. Grazie e complimenti. Medaglia del Presidente della Repubblica, questa è particolarmente significativa, assegno, meno simbolico ma significativo lo stesso, e l'arca che ricorda la giornata e il lavoro. Grazie ancora, quindi. Questo dramma mi fa, e sono stupito dalla medaglia della Presidenza della Repubblica perché mi fa un onore incredibile e non avrei mai pensato. Volevo mettere in risalto solo due aspetti di questa vicenda perché lo sentite anche stasera e fanno parte un po' della mia attività professionale su questo, sia da capocronista, quando ho avuto la responsabilità di far lavorare i miei colleghi, mandarli a fare queste cose, sia poi in prima persona. Il primo aspetto è che oggi si fa poco giornalismo su questa materia, le morti sul lavoro e sulle malattie professionali, e si fa poca indagine, come dicevi tu, inchiesta, anche nella sezionare i dati che ci vengono forniti, anche dall'INAIL. Ho sentito spesso dire che quest'anno ci sono stati meno morti sul lavoro che lo scorso anno. È vero, ma bisogna andare a vedere perché. Perché è aumentata la cassa integrazione, perché c'è meno occasione di lavoro, c'è meno occasione anche di essere esposto al rischio lavoro. Non solo, ma poi disaggregando questi dati, scopriamo che sono diminuiti gli infortuni sul lavoro in itinere, mentre invece sono rimasti inalterati, se non aumentati, quelli nel rapporto con la macchina o col momento di lavoro. In Italia calcoliamo nell'ammonte dei morti sul lavoro anche quelli che muoiono andando e tornando dal lavoro. Perché è giusto che sia così, c'è anche questo aspetto, si va a lavorare alle 5 del mattino, quindi se no si andrebbe per strada alle 5 del mattino, quindi è giusto che ci sia. Però è importante dire che se sono diminuiti lì i morti sul lavoro, è anche perché sono cambiate, vorrei dire, le macchine, perché si va meno a lavorare, perché c'è la cassa integrazione. Mentre invece, quando si... queste sono tante considerazioni, io le butto lì perché sono quelle che noi abbiamo fatto nei nostri servizi, alcuni non... Ma quanto poco si parla di questo dentro i telegiornali, i giornali radio, i giornali? Andare a capire veramente perché sono diminuiti e perché invece, no, in altri campi sono aumentati.
L'altra cosa che io trovo che è fondamentale, che vorrei mettere in risalto, è questa, è una questione, quello che io ho detto da capocronista e che ho cercato di far capire sull'esempio proprio dell'internet, no? Malattie professionali, come si diceva prima, è una questione di mentalità che deve avere non solo la persona, ma soprattutto il giornalista. Perché nel momento in cui, come lei diceva, no, c'è il problema di mettersi i guanti, il caschetto, l'abbiamo visto dal bellissimo servizio della collega prima, ma noi dobbiamo sempre ricordarci, come giornalisti, che la legge, il testo unico, dice che nonostante questo esiste una responsabilità del datore di lavoro, perché anche senza casco lui comunque non deve cadere. Anche se è andato a ballare la sera prima il ragazzo e c'ha la testa confusa, se mette la mano sotto la macchina non gliela deve tagliare la mano, ci deve essere qualcosa che impedisce, c'è una responsabilità comunque che va a dire. Allora, quando noi andiamo a fare i servizi, a vedere sul posto quello che è successo, è importante avvicinarsi sapendo che c'è una legge che dice un certo tipo di cose, che c'è una responsabilità oggettiva che va sempre scovata e messa in risalto, e che, sarà questa una deformazione mia da giornalista vecchio stampo, comunque sia, io conterei sempre che i giornalisti e l'opinione pubblica siano dalla parte delle vittime, perché è inaccettabile che sia un giovane di 23 anni che muore perché una pressa gli schiaccia la testa, perché non c'era il, come si chiama, il filo rosso, l'infrarosso che fa scattare il blocco della macchina, o perché c'era ma non funzionava perché era stato disattivato. Non è concepibile, però tutte le giustificazioni che si può trovare, era mancata la corrente, non si era disattivato, cioè quello che si vuole, però non è concepibile. E noi giornalisti dobbiamo fare questo, partire sempre dal fatto che quell'uomo comunque non doveva morire, per di più 23 anni, non sposato, poi ha avuto 1.200 euro di risarcimento. È inaccettabile anche quello, la famiglia l'ha da indietro a Lina dicendo non accetto l'elemosina, e noi dobbiamo dire come giornalisti, ha ragione la famiglia, io non posso mettermi a fare il terzo su queste cose, devo stare dalla parte delle vittime. Io per questo vi ringrazio, per questo, per forse un riconoscimento anche a questo modo di lavorare che ho avuto io tanti anni. Grazie a tutti. Ovviamente come collega sottoscrivo parola per parola quello che ha detto Santo prima, ma come dicevo all'inizio, uno dei rischi è che i tagli che ci sono adesso nelle relazioni, da tutti i punti di vista, nell'organico, nelle spese per le trasferte e quant'altro, produce come conseguenza la riduzione del lavoro d'inchiesta, fatalmente. Quello che può essere utile, secondo me, è che appunto nella rete, su internet, ci possono essere delle ulteriori forme anche di aggregazione, di scambio di informazioni, di controllo, e questo può essere molto utile, come si fa in tanti altri campi, probabilmente già c'è questo. Quindi questo, io direi che è sacrosanta questa manifestazione voluta dal comune di Taranta e da Marcello Di Martino, proprio per questa ragione, perché oggi noi abbiamo parlato molto di questo tema, ma dobbiamo parlare ancora di più, probabilmente in una prossima occasione, dello specifico di come l'informazione racconta questo fenomeno, che sta diventando un problema in sé, è un problema di democrazia, l'assenza di informazioni su temi così delicati e importanti come questo di cui abbiamo parlato oggi qui a Taranto. Grazie. Ricordando l'articolo 21, che è molto impegnato sul tema della sicurezza sul lavoro, che ha lanciato anche un messaggio forte a tutti i giornalisti di non parlare più di morti bianche. Le morti sul lavoro non sono morti bianche, ma sono morti sporche, morti nere, perché la morte bianca è la morte del bimbo che muore nella culla,
non è la morte di chi ha un incidente sul lavoro. Con questo appello alla stampa, ai giornalisti, di variare anche un po' il lessico quando si affronta il tema delle morti sul lavoro, vorrei lanciare, così come abbiamo fatto oggi in occasione della sessione letteraria, anche qui, cioè, scusate se farò un matto visionario, però penso che anche sul tema della indifferenza si possa attivare una rete amministrativa di comuni. Io penso che si possa nascere proprio in quelle amministrazioni, in quei comuni, o che hanno avuto problemi di incidenti, o che hanno manifestato maggiore sensibilità, una rete per scambiare le migliori pratiche contro l'indifferenza. Ecco, questa anche come rivoluzione culturale che può essere anche fatta propria degli amministratori e dei sindaci. Arrivederci all'anno prossimo.